E allora, rieccoci in diretta. Instant Focus è il momento di concentrarci su un argomento, come detto, che riguarda un po' tutti quanti noi, un po' per chi investe e insomma segue da vicino con attenzione l'andamento dei titoli delle compagnie aeree. Stiamo seguendo ad esempio quello che accade su Lufthansa, il cui titolo fondamentalmente continua. Oggi viaggia sul territorio negativo, siamo a meno 1,8% a 8,97 euro ad azione e sostanzialmente siamo in una lateralità molto, molto stretta, anche se nel brevissimo è leggermente tendente al rialzo. Ma insomma, la notizia che riguarda Lufthansa oggi riguarda il taglio dei dirigenti, insomma il 20% delle posizioni dirigenziali di tutto il gruppo che cade sotto i colpi della crisi causata dalla pandemia. Un po' la notizia che appare ovunque, anche su Repubblica per intenderci, dove si parla di 22.000 esuberi, non solo dirigenti, ma insomma anche personale, ed è un po' il destino che riguarda sostanzialmente tutte le compagnie aeree. Però c'è anche un altro aspetto su cui dobbiamo e possiamo concentrarci, e in questo chiedo aiuto e ringrazio per essere qui con noi, per avere più chiara la situazione, l'avvocato Edno Gargano dello studio legale Gargano, in collegamento appunto con noi. Edno, grazie per essere qui e ben trovato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sempre un piacere. E allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che gli aerei sono rimasti fermi durante il lockdown, inevitabilmente. Chi aveva acquistato i biglietti, sostanzialmente si è visto i voli cancellati, e da lì è scattata, diciamo, la prima battaglia, e cioè la questione dei voucher. In sostanza, e adesso ti do la parola, le compagnie aeree sulla carta dei diritti del passeggero dovrebbero lasciare la scelta al viaggiatore, al cliente, se scegliere il voucher oppure se scegliere il rimborso del 100% del biglietto, dato che si tratta di un annullamento del volo causa terzi, insomma, che non dipende né dell'uno né dell'altra. E da questo punto di vista è così che si esprime la normativa. La realtà è stata decisamente diversa, Edno. Drammatica, la Drammatica. definirei, perché dopo tanti anni di battaglie per far sì che i sacrosanti, li definirei, i diritti dei passeggeri venissero tutelati, con un articolo, una norma scritta abbastanza, mi permetti, frettolosamente dal governo, si è andate a rovinare tutto il ben fatto. Mi spiego meglio. Sì. E dal 2004 c'è un regolamento dell'Europa, che è il regolamento 261-2004, definito la Bibbia, la Bibbia del diritto dei passeggeri, che disciplina in maniera dettagliata e anche molto semplice i vari diritti appunto dei passeggeri, e all'articolo 3 definisce la possibilità per il passeggero al quale viene cancellato un volo per una circostanza eccezionale, perché ovviamente è chiaro che la pandemia e dunque il Covid-19 sia una circostanza eccezionale, ma a semplice richiesta la compagnia aerea dovrebbe rimborsare il passeggero dell'intero prezzo pagato per l'acquisto del proprio biglietto. Questo è un articolo, una legge che ormai è in vigore dal 2004, quindi direi che è una pietra miliare. Tuttavia, invece, la scrittura di quello che poi è diventato, dopo una serie di cambiamenti, l'articolo 88 bis del Cura Italia, di quella che poi è diventata la legge che proveniva dal decreto Cura Italia, ha invece dato la possibilità alle compagnie aeree di emettere un voucher. Te l'ho definita frettolosa perché? Perché non era dato sapere al momento della prima redazione dell'articolo nemmeno poi che sorti avesse questo voucher. In diversi altri interventi che ho fatto, mi chiedevo, nel momento in cui questo voucher, che sarebbe della durata di 12 mesi, non dovesse essere utilizzato dal passeggero, cosa succede? Che la compagnia può trattenere, a questo punto definirei indebitamente, il denaro. Ma mi chiedo anche un'altra cosa: qualora la compagnia in questi 12 mesi dovesse fallire, e purtroppo il sentore, tu sai che io, il mio studio, è uno dei più esperti nella difesa dei turisti, dei passeggeri, io vedo che molte compagnie aeree sono davvero in difficoltà. Quindi cosa ci garantisce che queste compagnie aeree non falliranno? Dunque, se la compagnia aerea dovesse fallire fra
8 mesi e io ho ancora il voucher in mano, rimango con un voucher in mano. Cioè, fondamentalmente non avrei nemmeno un titolo per insinuarmi in un eventuale passivo fallimentare. Insomma, mi sembra una norma che è totalmente sproporzionata in favore delle compagnie aeree e va totalmente a discapito del passeggero, appunto. Chiaro, e soprattutto quest'ultimo passaggio, dato che comunque abbiamo assistito nel corso degli anni a diversi fallimenti, purtroppo, ahinoi, di compagnie aeree, c'è la questione d'Italia ancora in piedi, insomma, si parla del finanziamento che ha fatto arrabbiare poi Ryanair e anche le altre compagnie, pare che faranno ricorso in tribunale. Sta di fatto che comunque tu dicevi giustamente c'è un atteggiamento delle compagnie che vanno in quella direzione. Ryanair ha garantito che entro settembre rimborserà i biglietti al 100%, noi ci auguriamo ovviamente che lo facciano, hanno anche risposto a un articolo che noi delle fonti TV attraverso Trenolan avevamo realizzato con l'aiuto di Edno, dicendo, garantendo che insomma le norme europee non verranno violate. C'è in più il passaggio del governo che di fatto ha autorizzato sostanzialmente le compagnie a scegliere, a prendersi loro la scelta. Dovresti decidere tu, cliente? No, decidiamo noi se darti il voucher o se darti il rimborso. In questi casi, come ho detto anche prima della pubblicità, per riempirsi, non dico riempirsi le tasche, qui magari lo spiegherai meglio tu, ma insomma per tornare a essere in liquidità, voucher, quindi in questo modo il biglietto che viene cancellato serve alla compagnia per in qualche modo riempire di nuovo le casse, e intanto poi il cliente deve decidere dove piazzare il voucher. Da questo punto di vista, però, ti chiedo: il governo si sta muovendo adesso, in questo istante, complice anche determinati ammonimenti che sono arrivati dall'Unione Europea, ma non soltanto. Credo sia al lavoro per quantomeno allungare le tempistiche del voucher, e poi forse si riuscirebbe anche, uso il condizionale, ad ottenere il rimborso. Qual è la situazione da questo punto di vista? Sì, Allora, partiamo da qualche settimana fa, ho messo anche tanta carne al fuoco, in effetti. Vai, vai tranquillo. riassumo in breve. Dunque, innanzitutto sono stati sia l'ENAC, che ovviamente è l'ente nazionale che deve garantire la sicurezza, ma anche la corretta gestione delle politiche delle compagniere, ma anche lo stesso antitrust, sono già intervenuti nelle settimane precedenti per ammonire le compagnie aeree al rispetto di quelli che sono i principi fondamentali del regolamento europeo, ovvero quelli di rispettare i diritti del passeggero e quindi di favorire assolutamente il rimborso in denaro da parte delle compagnie aeree. Ma vi è di più, il ministro della giustizia e anche il ministro dei trasporti, intorno al 12, mi pare il 13 di maggio, avevano già inviato una lettera al nostro governo con la quale ammonivano appunto il governo per la redazione completamente sproporzionata di questo articolo 88 bis e invitavano il governo a fare qualcosa per evitare che venisse aperta una procedura di infrazione, cosa che ahimè è avvenuta in quanto nella giornata del 2 luglio scorso l'Europa ha aperto una vera e propria, ufficialmente aperto una procedura di infrazione comunitaria inviando una lettera di messa in mora all'Italia e alla Grecia, che rimangono gli unici due, li definirei fanalini di coda tra i vari stati membri dell'Europa, ad essere rimasti ancorati a questa scrittura così contraria rispetto ai dettami normativi dell'Europa, Sì, ovvero così rimangono. irregolare, sostanzialmente è arrivato, per fare una battuta, è arrivata una tirata all'orecchia che è molto più di una tirata all'orecchia da parte di chi di dovere, a dire: cara Italia, cara Grecia, H nisciun fes. L'hai detto perfettamente, ma ti voglio dire che adesso arrivo a risponderti alla domanda che mi hai fatto. Sì, Sì? adesso tramite un emendamento della legge, il governo sta tentando di, passami il termine, ammorbidire la scrittura dell'articolo, ovvero vorranno portare la durata del voucher a 18 mesi e nel momento in cui il voucher non dovesse essere utilizzato,
allora il passeggero avrebbe diritto al rimborso. Secondo te, perdonami se ti interrompo, poi ti lascio finire il ragionamento, allungare i tempi di un voucher, cioè io viaggiatore che magari mi ero preso le ferie per le prossime 2 settimane, non posso andarci con i soldi che ho adoperato, 18 mesi, che cosa succede? È un vantaggio per il passeggero, nel senso che può fissarlo anche tra un anno, quando magari la prossima estate sarà tutto finito, speriamo, oppure tendenzialmente i passeggeri, anche per l'esperienza che hai tu nel tuo studio legale, tendono a dimenticarsi di avere questo voucher e quindi quei soldi puoi anche considerarli, non dico perduti, ma quasi. Io sinceramente contesto proprio il principio, cioè perché okay, se ci deve essere un favore per i consumatori, ci battiamo tanto, l'Europa si batte tanto per il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo in primis, ma poi anche del consumatore, dunque del passeggero, tu mi devi dare il diritto di riottenere la somma che ho versato. Perché mi viene da fare un esempio semplicissimo: se una famiglia di 4 persone, mamma, papà e 2 bambini, che vivono e lavorano a Milano, volevano tornare a Pasqua sotto pandemia a trovare i nonni a Palermo, avevano speso 600-700 euro, poi durante la pandemia si sono ritrovati tutti e 2 in cassa integrazione con delle difficoltà reali, non dimentichiamoci che tantissima gente sta perdendo il lavoro, ha perso il lavoro, chiuderanno le società, le aziende, e tu ti tieni in cassa, mi obblighi a non poter far nulla, ti tieni in cassa i miei 500-600 euro con i quali io avrei potuto farci altro, promettendomi cosa? Di farmi volare, sì, vabbè, 18 mesi sono meglio di 12, però qui il principio non va bene, cioè non possiamo permettere che le compagnie, che noi passeggeri dobbiamo fare la banca per le compagnie aeree. Questo è inaccettabile, perché qualsiasi tipo di altra azienda ha fatto ricorso a prestiti ufficiali, a prestiti richiesti alle banche. Non vedo perché le compagnie aeree debbano essere traghettate in questo momento di mancanza di liquidità dai soldi dei passeggeri. Poi il caso diverso è quello dei frequent flyer. Io in primis prendo 20-30 aerei l'anno, quindi fondamentalmente se mi fai un voucher può anche andarmi bene, ma certo, io mi batto per la categoria, non per i frequent flyer, ma per la categoria dei passeggeri da vedere a 360 gradi. Quindi io sono completamente contrario, o meglio, sono completamente in linea con quella che è il pensiero dell'Europa. Peraltro non è mica finita, perché io prima dicevo ho messo tanta carne al fuoco, tu poi l'hai spiegata nel dettaglio, ma non è finita, cioè non c'è solamente il governo che ha autorizzato le compagnie a comportarsi in maniera irregolare, cioè contro le normative europee, c'è anche un ulteriore step, e cioè quello di determinate compagnie aeree, e ci mettiamo dentro anche all'Italia, che sostanzialmente al momento in cui le restrizioni sono venute meno, quindi si può tornare a viaggiare, ovviamente nel momento lo stanno facendo in pochi, basta vedere le città, basta vedere Venezia che è senza turisti stranieri, e chi sta lì mi dice che si sta da Dio, per usare un'espressione insomma abbastanza libera, ma al di là di questa cosa non ci sono più restrizioni, si può tornare a viaggiare. Il problema è che comunque non si vola, perché, e qui ti restituisco la parola, le compagnie vendono i biglietti e poi li cancellano, additando come motivazione il Covid, e la motivazione non c'è perché le restrizioni sono venute meno, e ripiazzando di nuovo, tornando in quel circolo vizioso che è il voucher. In sostanza, le compagnie ti vendono il biglietto, se lo riprendono, si tengono i soldi, e intanto hanno ulteriormente, diciamo così, riempito le proprie casse, insomma. E questo è una doppia irregolarità, Edno. Certo, il fenomeno dei cosiddetti, li abbiamo definiti voli fantasma, ho scritto anche un paio di articoli sul mio blog, su www.studioavvocatogargano.it, proprio sul punto. Cioè, le compagnie stanno continuando a sfruttare a loro totale vantaggio la pandemia, e te lo dico per esperienza, perché ho ricevuto davvero dozzine di segnalazioni in questo senso. Le compagnie aeree, soprattutto nei primi giorni di giugno, hanno permesso di acquistare dei voli per giugno, per luglio, per poi, dopo anche solo poche ore, cancellare il volo, e insieme alla mail con la cancellazione del volo davano come giustificazione la pandemia. No, questo è assolutamente inaccettabile, perché la cancellazione per circostanza eccezionale, ovvero causa Covid, è corretta laddove il Covid ci sia, cioè qualora dovessi volare verso il Brasile, è chiaro che non ci posso andare in Brasile, ma le compagnie aeree hanno sfruttato
di nuovo la pandemia per cancellare dei voli, non so, Roma-Spagna, la Spagna è aperta dalla metà, dal 21 di giugno, mi sembra. Dunque, un volo Roma-Madrid per il 25 di giugno non ha alcun motivo di essere cancellato. Cosa fanno le compagnie? Siccome non hanno riattivato tutti i numeri di tratte, cioè la tratta Roma-Madrid l'hanno riattivata, però se prima ce n'erano 6 in una giornata, adesso ne fanno 3. Però hanno comunque venduto i biglietti per tutti gli orari pre-Covid e dunque cercano poi di offrire un voucher e di fare ulteriormente cassa. Questo è davvero inaccettabile, perché se già era sproporzionata la possibilità per le compagnie aeree di offrire un voucher al posto del rimborso di denaro per i biglietti che rientravano nel lockdown, a maggior ragione mi sembra assolutamente scorretto farlo per il periodo successivo al lockdown. E io infatti invito tutti i passeggeri a richiedere, mandandomi email alla compagnia aerea, tramite il mio studio legale o tramite lo studio legale del loro avvocato di fiducia, il rimborso in denaro di queste tratte. Ma ti dico di più, in questi casi, Risarcimento? è assolutamente sì, possono chiedere la compensazione pecuniaria, che ricordiamo essere da 250 a 600 euro a seconda della tratta, perché questa è una cancellazione presa completamente in maniera arbitraria dalla compagnia aerea, e dunque la compagnia aerea va condannata a pagare anche la compensazione pecuniaria oltre il rimborso totale del prezzo del biglietto. Edno, peraltro, mi ha raccontato, insomma, di alcune storie di alcuni suoi clienti che sono rivolti a lui, ma anch'io ho ricevuto, ma insomma, senza neanche stare a cercarli, cioè è un comunque parlando con le persone a noi vicine, io ho un'amica di famiglia che ha prenotato il biglietto per andare a Bruxelles, perché lei lavora tra Milano e Bruxelles. E lei è assolutamente, perché comunque prenota aerei tutto l'anno. Ha prenotato Milano-Bruxelles, Bruxelles-Milano, si è ritrovato il biglietto su Amsterdam, dopo che comunque ha dato l'ok per il pagamento, e a quel punto poi da Amsterdam ha dovuto prenotare. Per fortuna c'è un servizio di autobus molto efficiente che da Amsterdam l'ha portata a Bruxelles, ma ovviamente a sue spese. Poi lei, facendolo per lavoro, ha avuto un rimborso dall'azienda, ma non funziona sempre così, non c'è sempre il rimborso. Peraltro, abbiamo ancora 5 minuti più o meno. Veniamo all'ultima beffa che ovviamente speriamo non avvenga, però è quella della procedura di infrazione che probabilmente tu hai anche accennato nell'introduzione dell'argomento. Se dovesse andare a compimento la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti di Italia e Grecia, fa niente la Grecia, concentriamoci su di noi. L'ultimo step prevede anche una multa che, come dire, non credo che andrebbero a pagare i vari Franceschini, Conte, insomma, che per carità, buon lavoro a loro che stanno facendo probabilmente i miracoli, dato che siamo in una situazione che nessuno poteva prevedere, inedita per tutti. Però, insomma, consideriamo anche questa cosa qui, rischiamo anche una multa, o no? Assolutamente sì, adesso l'Italia ha 60 giorni di tempo per replicare appunto a questa, che poi è stata una vera e propria lettera di messa in mora inviata, come ti dicevo, dall'Unione Europea, ma la fine quindi di tutta la procedura di infrazione sarà proprio quella di una pesante sanzione nei confronti dell'Italia, sanzione che non devo certo spiegare io ai telespettatori, che verrebbe pagata da noi, perché ovviamente le multe allo Stato si pagano con i soldi dello Stato, i soldi allo Stato li danno i cittadini tramite contributi, ovvero con le tasse. Quindi praticamente, per finire, la compagnia aerea si è trattenuta i soldi del passeggero, mi dà un voucher, l'Italia viene multata, il passeggero ha perso sia i soldi del biglietto, a meno che non li utilizzerà poi per effettuare un volo nei prossimi mesi, e sia in qualche modo con le sue tasse dovrà andare a pagare una sanzione che sinceramente credo possa essere evitata. Non vedo perché dobbiamo rimanere gli unici due paesi in tutta l'Unione Europea a rimanere fermi su questa posizione dei voucher, in particolare con le compagnie aeree che, come dicevi tu, all'infuori dell'Italia, insomma, pagano le tasse altrove, non le pagano in Italia. Quindi, insomma, io mi auspico che il governo, insieme a tante altre cose che sta facendo, avrà il tempo di rivedere questa norma e di tornare ad allinearsi con quelli che sono i principi fondamentali tracciati dall'Unione Europea.
Beh, sperando poi che poi con la prenotazione qui potremmo aprire un'altra storia, ma non lo facciamo perché il tempo a nostra disposizione è sostanzialmente conclusa. Però non abbiamo ancora affrontato l'argomento, ma perché probabilmente non l'ha ancora fatto nessuno, quasi, dell'utilizzo del voucher. Cioè, noi l'augurio, ovviamente, la speranza è che l'utilizzo del voucher sia effettivamente poi regolare e che tutto vada liscio, insomma, che non si creino ulteriori guai sull'utilizzo del voucher. E anzi venga facilitato dalle compagnie. Ecco, Speriamo certo. che le compagnie non aumenteranno i prezzi del 30% perché poi dovremo utilizzare i voucher e quindi lo stesso volo pagato quest'anno 500 euro, poi l'anno prossimo dovesse costare 700 euro, provocando dunque un ulteriore pagamento da parte del passeggero. Io mi auspico di no, però staremo a vedere, insomma. Non mi ricordo più, fiocco rosa o fiocco blu in arrivo? Fiocco rosa in arrivo. Bene, allora congratulazioni anche a Edno Gargano, ma soprattutto grazie perché io spero, insomma, che siamo riusciti a raccontare un po' agli amici da casa che ovviamente tradano, che seguono la borsa, ma che seguono inevitabilmente anche la vita quotidiana di molte altre persone, compresa l'esigenza, insomma, di qualche giorno di vacanza, di ferie da un periodo Certo. complicato e che sostanzialmente dopo questo periodo complicato si sono imbattuti in situazioni poco piacevoli dal punto di vista delle prenotazioni aeree. Speriamo, insomma, di avervi così, insomma, allargato un po' le prospettive e spiegato bene cosa bisogna fare in questi casi. Edno Gargano, grazie davvero, Studio Legale Gargano e alla prossima, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a te. Ciao, arrivederci. E allora siamo pronti ad andare in pausa, come ho detto. Seguiremo ovviamente l'apertura di Wall Street con il prossimo ospite che chiameremo tra poco, Fernando Di Fazio. E ovviamente preparate anche le vostre domande sull'andamento dei titoli. C'è chi ha scritto che di solito questa fascia dedicata al Forex è vero, sono d'accordo. Sostanzialmente, però, avvicinandoci comunque ai periodi più caldi e quindi ai periodi in cui le ferie e le vacanze, magari non in aereo, ma in altro modo, vengono a generarsi, insomma, cerchiamo di allargare anche un po' gli obiettivi e gli argomenti, anche perché comunque poi gli esperti, c'è chi magari va in vacanza, c'è chi si prende qualche giorno, quindi non sempre riusciamo a coprire e a rispettare il palinsesto classico, ma questo vale anche per la scorsa estate, figurarsi adesso che c'è il Covid. Ma parleremo anche di valute nel corso della nostra diretta, ve lo promettiamo, ve lo prometto personalmente. E allora andiamo in pubblicità. E poi apertura Wall Street e non soltanto con Fernando Di Fazio.